Qui il libro Maldi applica il primo principio della termodinamica a una trasformazione isocora. Naturalmente una trasformazione reversibile, quasi statica. Cambiamo lentamente la temperatura del gas a volume costante, virtualmente in un tempo infinitamente lungo. Ricordiamo infatti che le trasformazioni quasi statiche reversibili sono caratterizzate da un'eguaglianza tra i valori interni e i valori esterni della pressione e della temperatura. Qui vediamo il pistone bloccato, altrimenti non sarebbe un'isocora, e vediamo che la pressione del gas aumenta, perché forniamo calore dall'esterno, perciò le molecole si agitano sempre di più e quindi aumenta sia la temperatura, che è una misura dell'agitazione termica interna, sia la pressione, perché queste particelle a livello microscopico fanno urti più frequenti e più violenti contro le pareti del contenitore. Applicando il primo principio, delta U uguale Q meno L, ma il lavoro W è zero perché il gas, malgrado spinga il pistone, non lo sposta. Perciò in una trasformazione isocora, in questo caso un riscaldamento, la variazione di energia interna, in questo caso un aumento, è uguale alla quantità di calore scambiato, cioè ricevuto. In questo caso, quindi, facendo un esempio numerico, il gas riceve 10 joule di calore, non potendo spenderli in lavoro, li mette tutti nella sua energia interna che aumenta. Qui è rappresentata l'isocora nel piano PV, il volume rimane costante, aumenta la pressione, la temperatura si passa da un'isoterma a una più alta. Il libro Maldi ricorda anche come calcolare la variazione di energia interna. È un mezzo per i gradi di libertà, per le moli, per la costante dei gas perfetti, per la variazione di temperatura, temperatura finale meno temperatura iniziale, quindi TB meno TA. Qui c'è un esempio numerico, una bomboletta contiene queste moli di ossigeno molecolare, O2. La temperatura dell'ossigeno viene fatta aumentare da questo valore a quest'altro, si vuole la variazione, di energia interna dell'ossigeno, naturalmente una variazione positiva perché la temperatura sale. Basterà applicare questa relazione che abbiamo appena visto, quindi i gradi di libertà diviso 2. Siccome l'ossigeno molecolare è biatomico, i gradi di libertà sono 5, quindi 5 mezzi per le moli, per la costante dei gas perfetti, per l'aumento di temperatura. Da 23,2 a 71,8 gradi sono 48,6 gradi centigradi o anche Kelvin. Le differenze di temperatura sono indifferenti se vengono espresse in Kelvin o gradi centigradi. E quindi abbiamo un aumento di energia interna di 400 joule. Siccome poi questa trasformazione è una isocora perché la bomboletta non cambia di volume, allora 400 joule è anche il calore assorbito dall'esterno da parte dell'ossigeno. Cioè questo ossigeno nella bomboletta ha assorbito 400 joule di calore dall'esterno, dall'ambiente esterno e lo ha distribuito alle sue molecole, alle sue particelle e quindi lo ha immagazzinato nell'energia interna. Perciò si è scaldato.